Ma gli incontri di Piero Fassino sono sicuramente utili a cercare di avvicinare le posizioni nella galassia del centro-sinistra. Non dobbiamo pensare che tutti questi incontri avranno un risultato positivo, evidentemente. È molto difficile, per non dire impossibile, che si riesca a ricostruire un rapporto con MDP, articolo 1, insomma, gli scissionisti di Bersani e D'Alema. Però già con l'incontro di oggi con Giuliano Pisapia si capisce che c'è un terreno comune, un terreno possibile. Si tratterà naturalmente di definire meglio alcuni aspetti, soprattutto legati non tanto ai programmi quanto al profilo complessivo che deve avere questa forza di centrosinistra. Ma non c'è dubbio che Pisapia abbia intenzione di dare un contributo costruttivo. Una parte almeno del campo progressista di Pisapia, forse non tutto, ma una parte almeno del campo progressista probabilmente entrerà in una forma di accordo, di alleanza elettorale con il Partito Democratico di Renzi. Non tutto è definito, forse lo stesso Pisapia non si presenterà personalmente come candidato, però questo segmento che ha un suo significato. Probabilmente entrerà in questa alleanza. Basterà questo a cambiare completamente il volto del PD, a farne una forza con una coloritura più nettamente di sinistra, come vorrebbe lo stesso Pisapia? È presto per dirlo, e forse è una speranza eccessiva, ma in ogni caso qualcosa si è messo in movimento, almeno per quanto riguarda questo specifico segmento politico, che è campo progressista, e certamente Fassino è un uomo tenace e lavorerà con dedizione per ottenere un buon risultato.